Bentrovati con la nostra informazione di Lombardia Live 24 e Pavia 1 TV. Vediamo insieme in breve dai siti e dai quotidiani e anche attraverso i filmati i fatti principali in Lombardia con ampio risalto anche su scala nazionale, partendo dal Corriere della Sera che ha messo in evidenza la Lega, espulsi i fondatori del Comitato Nord al Pirellone. Sono Roberto Mura, lo vedete, Federico Lena e Antonello Formenti, abbandonati i temi storici dell'autonomia del Nord, altri potrebbero seguirli. Cecchetti dice: sono stati espulsi dalla Lega, hanno tradito il mandato ricevuto. Ma già Bossi chiede a Salvini di ripensarci perché dice: le battaglie si fanno dentro al carroccio. Poi in secondo piano, insulti e minacce online a Liliana Segre. La Procura di Milano apre un'indagine, è stata aperta un'inchiesta per minacce, diffamazione aggravata dall'istigazione all'odio razziale. La senatrice a vita martedì ha presentato denuncia contro 24 persone, tra cui chef Rubio. Antonio Panzeri, qualcuno lo ricorderà come segretario della Camera del Lavoro di Milano, poi la sua ascesa nel PD europarlamentare, adesso è indagato a Bruxelles per corruzione, appunto, si legge dal sindacato al Parlamento europeo. E la frana sulla Lecco Ballabio, distrutto un furgone, i passeggeri siamo vivi per miracolo, quello che è accaduto venerdì nel primo pomeriggio, materiale roccioso che ha ostruito l'ingresso della Galleria Giulia. Qui ci sono proprio le immagini che vi facciamo vedere, è stata colpita appunto un'auto, bloccata la galleria, per fortuna non ci sono feriti, però è imponente davvero questa frana lungo la statale 36 con i massi che hanno bloccato l'ingresso della Galleria Giulia. Il vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture Salvini, sta seguendo la vicenda da Roma. Queste le immagini che arrivano appunto dalla Lecco Ballabio. Adesso torniamo in home page su Corriere Milano perché purtroppo c'è stata questa carambola nel tunnel di via Stevenson in periferia a Milano, morto un automobilista 26enne, forse un malore del guidatore o un eccesso di velocità. Fatto sta che alle 14 una piccola utilitaria ha imboccato il tunnel di via Stevenson oltre fascia di binari che corre al lato del Cimitero Maggiore di Milano e un 26enne, un ragazzo di 26 anni, ha iniziato con la sua auto a carambolare e poi ha fatto in pratica una carambola di auto. Alla fine purtroppo ha perso la vita. Andiamo su Repubblica che mette in evidenza il terremoto della Lega, espulsi tre consiglieri vicino a Bossi che hanno creato il gruppo Comitato del Nord, i senatori Salvini ci ripensi. Ecco, Repubblica ci dà una notizia, si vota il 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia alle urne. Si andrà fino a lunedì, quindi non solo domenica, 2 giorni di voto anche lunedì, con l'apertura dalle 7 alle 15. La misura è stata approvata oggi in Consiglio dei Ministri e si applicherà anche per le successive. È un decreto in pratica che estende il termine delle operazioni di voto, ovviamente nel caso ci fossero altre regioni, altri comuni, si andrà a votare sempre in queste date, 12 e 13 di febbraio. Questo ci dà Repubblica, che ci mette in evidenza anche da Ropero, l'artigiano in fiera che ha fatto il tutto esaurito a caccia di campane tibetane e anche cacio pandoro per i regali di Natale. Sapete che prosegue fino a domenica in fiera a Ropero, questo artigiano in fiera che è diventato un must perché ci sono davvero visitatori da tutto il mondo, 2.350 espositori da 84 paesi. Per la prima volta dopo il Covid si fanno questi grandi affari tutti i giorni dalle 10 alle 22:30, ci segnala Repubblica, che ci dà anche il Covid in Lombardia, il bollettino settimanale. Sapete che adesso non c'è più il bollettino quotidiano, ma settimanale, 35.239 nuovi casi e 222 morti. Sono 33, 7 in più della settimana scorsa, i malati ricoverati in terapia intensiva, 1.458 i pazienti in altri reparti, più 7. Vado sul giorno di Pavia, la pagina di Pavia, perché c'è questa notizia della faida a Voghera, l'aggressione ai danni di un tunisino lo scorso 31 maggio, che era stata seguita da una vendetta il 10 giugno da
da parte di quattro uomini arrestati lo scorso 20 ottobre. Bene, un 27enne dominicano adesso è stato arrestato per tentato omicidio. E qui viene proprio ripercorsa tutta la vicenda, e questo aggressore, questo 27enne originario della Repubblica Dominicana, adesso è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Voghera per tentato omicidio aggravato ai danni appunto di un giovane tunisino. Era stato colpito con colli di bottiglia impugnati con entrambe le mani, è stato ferito al capo, al collo, al volto, all'addome e agli arti, insomma aveva diverse ferite lacero contuse. Il Giorno mette in evidenza anche i tre consiglieri regionali bossiani che hanno lasciato la Lega, ecco qui Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti. Via Bellerio li ha espulsi, ma interviene Bossi che dice: adesso chiederò a Salvini di ritirare le dimissioni. E ancora vi faccio vedere questa notizia di Rosasco, un cacciatore 49enne che è stato trovato morto nelle campagne. L'ipotesi del malore sul corpo dell'uomo residente a Cassano Magnago nel Varesotto è stata comunque disposta l'autopsia. E ancora da Vigevano, Sara Lemlen trovata morta, si va verso l'archiviazione. Questa quarantenne che era sparita dopo un litigio, 43enne per esattezza, d'origine eritrea, che si era allontanata da casa la sera del 4 dicembre 2021 dopo una discussione con il compagno, era stata ritrovata morta in un cantiere. Vado sulla provincia pavese perché anzitutto il tentato omicidio Voghera che abbiamo visto prima sul Giorno, e si parla appunto di queste risse, pestaggi che sono avvenuti, e adesso di questo arresto del 27enne dominicano. Ma poi sempre sulla provincia vedete anche qui Mura che lascia il gruppo consigliare della Lega con altri due consiglieri regionali e nasce il Comitato Nord. Le motivazioni sono malessere interno, non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali e l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste, mentre continuano ad appoggiare Fontana, sapete Fontana, ricandidato dalla Lega dal centrodestra alle prossime elezioni in febbraio. Abbiamo appena visto appunto le date, il 12 e il 13. Questa notizia da Vigevano: inciampa nella buca e si rompe il polso, negato risarcimento, doveva stare più attenta. Una 67enne chiede 40.000 euro di danni ma perde la causa. Il giudice dice: l'insidia era visibile, doveva stare attenta. E ancora il caso Contrini, con la corte che motiva i 10 anni e 4 mesi di carcere per l'ex assessore ai servizi sociali. Le condotte dall'imputato reiterate per diversi anni sono caratterizzate da una significativa pervicacia e da una particolare intensità del dolo, tanto più gravi se si considera che le vittime del reato erano soggetti affetti da menomazione fisica o psichica, che si trovavano nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi, cosicché le condotte delittuose del Contrini assumono un carattere di ancor più elevato allarme sociale. Queste le motivazioni che si leggono nel documento della Corte d'Appello di Milano, che motiva così la condanna a 10 anni e 4 mesi di carcere per peculato decisa a settembre per Sergio Contrini, 67 anni, ex assessore comunale ai servizi sociali di Pavia, per anni amministratore di sostegno di decine di persone fragili. Dalla provincia pavese prendo anche, oggi sapete che è San Siro, questa sera i solisti di Pavia offrono concerto alla città, il tradizionale concerto al Teatro Fraschini, però stamane l'assegnazione delle benemerenze. In apertura di questa cerimonia, il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha voluto ricordare soprattutto tre grandi concittadini che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi: Virginio Rognoni, Romano Rancati e Mino Milani. Sentiamolo. Questo è un clima di gioia e di socialità che ha sempre contraddistinto questa ricorrenza. Il primo pensiero in apertura vorrei dedicarlo al ricordo di tutti i pavesi che ci hanno lasciato, in particolare tra i nostri concittadini, che erano coetanei, vite diverse, persone che hanno segnato il nostro tempo. Virginio Rognoni, israeliano, persona riservata, discreta e sempre disponibile, che ha ricoperto le più alte cariche dello Stato in momenti critici e pericolosi del nostro paese.
ha sempre dimostrato coraggio e rispetto verso le istituzioni. Un grande esempio di vita, un grande esempio per tutti i politici. Tuttavia ha perso una signora. Romano Marcati, un uomo semplice, una persona tranquilla. Io conosco un uomo di fiume, una persona che conosceva perfettamente il fiume. Non le ricordo nel suo piccolo laboratorio di fianco alla motonautica, mentre sistemava i motori, la sua passione, motori marini, motori per mare. E poi un caro amico, il cui nome sarà sempre associato alla città di Pavia, Mino Milano. Mentre vedete queste immagini, le immagini sono le immagini del 3 febbraio 2020, in ragione del suo compleanno, a Teatro Fraschini con la senatrice Segre. È stata una giornata indimenticabile. 700 studenti presenti, gran silenzio, grandi momenti. Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16 la presentazione del suo libro, il suo ultimo libro, La Dama in Rosso. La Dama in Rosso, appunto, è il suo ultimo libro e poi ci torneremo nel corso delle prossime edizioni delle nostre news. Prima di chiudere, volevo far vedere anche il TG.com perché ha tutto un capitolo riservato a questa sospetta corruzione del Qatar, fermati 4 italiani, terremoto a Bruxelles, c'è anche il milanese Panzeri, oltre a Visentini, arrestate anche la moglie e la figlia di Panzeri, questa corruzione internazionale del Qatar, dove sapete si stanno concludendo i mondiali di calcio. Questa è l'ipotesi di reato con cui Antonio Panzeri e Luca Visentini, rispettivamente ex europarlamentare e segretario generale dell'Organizzazione Internazionale dei Sindacati ITUC, sono stati fermati insieme ad altre due persone d'origine italiana dalla polizia a Bruxelles. E poi vi faccio vedere il nostro sito lombardialive24.it, dove potete vedere tutte le nostre rubriche, anche i tre consiglieri che lasciano la Lega e fondano il gruppo Comitato del Nord. Se volete approfondire qui vedete appunto le notizie: Roberto Mura, indicato come presidente del gruppo Comitato Nord, Federico Lena e Antonello Formenti. Vi faccio vedere la stessa Italpress, nostra consociata, nostra agenzia partner, che ha in testa manovra da governo emendamenti su sud e zone sisma dell'Italia centrale, e anche qui le regionali, si voterà il 12 e 13 febbraio, e anche il capitolo riservato al Covid. Poi vedrete anche con il nostro servizio podcast alle 21.30, poi su Pavia 1 TV Lombardia alle 24, l'incidenza e l'RT medio che sono in calo, le 5 regioni a rischio alto. Sapete che noi mandiamo in onda tutti i venerdì il bollettino con il breve commento del professor Gianni Rezza. Comunque la notizia importante: in calo l'incidenza settimanale a livello nazionale, 375 ogni 100.000 abitanti, è calcolata dal 2 all'8 dicembre, rispetto a 386 ogni 100.000 abitanti. È vero, è poca roba, è diminuito di poco, e c'è il tasso di occupazione in terapia intensiva che sale al 3,4% rispetto al 3,2% della precedente rilevazione. 5 regioni sono classificate a rischio alto, tutte per molteplici allerte di resilienza, non c'è la Lombardia, 10 sono a rischio moderato e 6 classificate a rischio basso. Poi vi faccio vedere il nostro sito che è pavia1tv.it, perché nella voce pavese con il nostro Emanuele Bottiroli questa sera si è parlato di carenze nel pronto soccorso e c'è l'impegno dell'assessore a welfare Bertolaso per cercare appunto di trovare una soluzione in tal senso. E vi faccio vedere poi anche queste spettacolari immagini che trovate su Corriere Milano del soccorso alpino che scende nella grotta di Colico per raggiungere il geologo milanese Alessandro Guazzoni. Questo filmato in presa diretta è stato girato dalla squadra del soccorso alpino e speleologico in azione nella grotta di Colico, appunto, in cui è stato trovato purtroppo privo di vita il geologo milanese Alessandro Guazzoni. E ve lo faccio vedere anche perché
al di là del fatto appunto che dobbiamo ricordare appunto la figura di questo importante geologo che purtroppo è scomparso a soli 56 anni, è molto importante anche il lavoro che fa il soccorso alpino nella ricerca delle persone. Siccome questo è un filmato che hanno girato direttamente loro, e così ne approfittiamo anche per ricordare tutti quei volontari e quelli anche esperti di soccorso che lavorano ogni giorno H24 per salvare delle vite umane. Poi purtroppo in questo caso è stato possibile solo rinvenire il corpo senza vita. E poi ecco qui l'altra notizia che abbiamo dato importante di oggi: finalmente si sono decise le date delle elezioni regionali Lombardia e Lazio, il 12 e 13 febbraio. Il Consiglio dei Ministri ha concesso anche la possibilità di spalmare il voto su due giorni, il lunedì fino alle 15. Bene, terminiamo qui i nostri 15 minuti in cui abbiamo fatto un rapido riepilogo delle notizie principali che riguardano la nostra regione. Ulteriori approfondimenti sui nostri siti, sulle nostre pagine social e sui nostri canali televisivi e sul nostro canale della web radio di Lombardia Live 24, che è l'ultima nata in casa di Agenzia Creativamente Editore. A tutti voi buon weekend e ci ritroviamo comunque domani sempre con la nostra informazione. Arrivederci.